Abbiamo intervistato alcuni artisti di strada per farle raccontare le loro esperienze, motivazioni e relazioni con i passanti. Mi chiamo Camille, vengo dalla Francia, però vivo in Italia da 2 anni e suono da piccolo, quindi sempre ho suonato, però stavamo suonando con un amico, un chitarrista, e lui suonava un po' per strada, quindi siamo andati insieme alla strada e ho voluto anche provare da solo poi. Più o meno vivo fra Bologna e Verona. Quindi adesso sono più a Verona, però vengo a Bologna abbastanza e quest'estate sarò più in giro in Italia, in Francia e magari altri paesi. Io sono Thomas e ho iniziato a suonare per strada durante un viaggio con un mio amico qualche anno fa, che siamo andati in giro per l'Europa, e diciamo che in Europa questa cosa va molto di suonare, ci siamo pagati l'intero viaggio suonando. Quest'anno ho iniziato a suonare abbastanza seriamente, diciamo che ogni tanto vengo, gli anni scorsi venivo pochissimo. Vivo a Bologna, quindi spesso suono qui, strimpello qui. Ho iniziato a Siena e poi mi è capitato di suonare un po' in giro. È un handpan o tamburo armonico, di fatto. Ogni tamburo segue una scala tonale diversa, questo è un sol minore pentatonica, quindi la particolarità di questo strumento, quando lo trovate in pentatonica, è che più o meno tutti possono suonarlo, perché per un effetto fisico crea sempre armonia. Mi è piaciuto tanto il contatto, il scambio, un scambio generale, dare arte, dare musica, dare delle belle cose così. Sono anche per sostenermi a livello di dinero, no? Perché funziona e mi piace. E, sto sviluppando altri progetti musicali per suonare in altri posti, però anche se, potrei suonare in orchestra e tutto e mi piace, però voglio suonare in strada perché voglio dare arte a tutti, questo è il mio progetto fondamentale nella musica. Vorrei appunto andare in Irlanda, perché con la mia band, abbiamo varie band, con una di queste band facciamo musica folk tradizionale irlandese. Abbiamo appena fatto un disco, noi siamo la Jimmy and Scott Folk Band, e per promuovere insomma questo disco andare là, magari cercare anche di suonare. Perché suono per strada è unire l'utile al dilettevole, diciamo, quindi mi sono avvicinata in maniera disinteressata a questo strumento, così come quando da piccola strimpellavo il pianoforte, e poi ho visto che poteva diventare una sorta di progetto che mi apre la porta ad altri progetti. Le persone sono meravigliose, sono il sale sicuramente di questo mestiere. Le persone ti danno una carica sicuramente bellissima, ti danno l'opportunità di credere nei tuoi sogni. Nella società di oggi è raro, perché quasi tutti invece tendono a distruggerli per far sì che tu diventi uno schiavo del sistema. Tipo anche la persona che solo passa e so che c'è qualcosa, lui do qualcosa, e a volte solo un sguardo, però sì, la gente si ferma abbastanza. Esibirsi in strada è anche un richiamo alla libertà, sicuramente, che non si deve dimenticare di avere. È molto bello dare arte a tutti.